Chiuso, religioso, fermo, noi vogliamo dare un segnale all'Italia che c'è speranza, c'è un futuro di crescita, di lavoro, i dati economici sono devastanti, innanzitutto, però ci siamo, vogliamo rappresentare l'Italia che sogna, che lavora, che assume, che costruisce, che innova. Sono felice. Se il centrodestra vince le regionali, da lì parte la spallata e chiederete il voto? In un paese normale questo governo sarebbe già dimissionario perché è fermo su tutto, sulla giustizia, sulle tasse, sulla scuola, sul MES, sul lavoro, sulle imprese, sulla burocrazia. Perfino il ponte di Genova è stato un miracolo italiano e adesso è lì fermo perché il governo non ha ancora deciso a chi consegnarlo. Quindi, al di là del fatto che vinceremo le elezioni dei comuni e delle regioni, questo governo in un anno ha dimostrato tutto il suo nulla. Programma dall'Alpaio, ha detto si partirà con federalismo, presidenzialismo, abbassamento delle tasse e burocrazia. Questo è un po' il programma del centrodestra per il prossimo Allora, al governo. centro di tutto ci sono i concetti di libertà e lavoro, che sono collegati, perché senza lavoro non c'è libertà e senza libertà non c'è lavoro. Anche una collocazione internazionale precisa, il governo strizza l'occhio alla Cina, all'Iran, al Venezuela, ai regimi. Noi abbiamo a che fare con i diritti, con le libertà, con gli Stati Uniti, con l'Occidente, con l'Europa, con il rispetto, con la tolleranza. Sono felice perché stiamo costruendo veramente una bella squadra. Mi piacerebbe darvi qualche nome, però non è ancora presto, ma stiamo veramente costruendo una bella squadra con le competenze giuste per occuparsi di scuola, di infrastrutture, di lavoro, di tasse, di pensioni. Siete pronti a dialogare sulla legge elettorale dopo che c'è questa spaccatura nella maggioranza? Se non è un modo per tirare a campare. Infatti il fatto che l'ultima esigenza che hanno le famiglie italiane è la legge elettorale. Se vogliono approvare una legge elettorale moderna, efficiente, maggioritaria, per cui andare a votare, noi ci siamo. Se vogliono tornare al proporzionale, ai partitini dell'1% che vengono votati dal Parlamento, no. Segretario, lei dice tanto il governo cade e si va a Non dico votare. tanto No, il governo insomma, cade, è è il mio la vostra, auspicio, il poi suo siamo nelle auspicio, mani no? di Dio. Nello stesso tempo, però, appunto, parla di legge elettorale con Renzi. Dice No, non parlo eleggiamo, di Dio, diciamo, Renzi, Renzi che dalla probabilmente stessa non lo vostra sento. parte, Beh, su mi questo capiterà tema. due volte al giorno di dire una cosa giusta. Dice al Quirinale, votiamo il Presidente della Repubblica tutti insieme con i 5 Stelle, tranne il Con un PD. nuovo Cioè, c'è anche un Parlamento. piano B? Piano B è l'Italia, le elezioni, la parola al popolo, la democrazia. Non vedo governi nati al caminetto, in villa o in cantina, Nemmeno Berlusconi li vede. No, E come qual è però la strada? Cioè, il governo cade quando per andare a votare ragazzi, quando? Su credetelo loro, noi cosa? vogliamo essere Li pronti. togliete i parlamentari voi? Noi vogliamo essere pronti. Voi siete Noi vogliamo essere pronti per quel giorno, può arrivare fra una settimana o fra 6 mesi. Noi vogliamo essere pronti perché l'Italia ha bisogno di certezze, di velocità, di competenze, di stabilità. Poi, come sta il governo? Chiedetelo al governo. Voi siete Segretario. alleati dei paesi di Vichy, dall'Ungheria, la disoccupazione del 2%, la famiglia sono tantissime, le tasse bassissime, Flat tax è investimento sulle famiglie, può essere un assolutamente sì. esempio anche per il Modello governo. inglese, modello da quel punto di vista lì, un modello virtuoso. Sul lavoro, sulla lotta alla disoccupazione, sul sostegno alla natalità, è assolutamente un modello. Guarda, il buon Dio ci assiste, comincia a piovere adesso. Italia È un segnale che dobbiamo Italia allontanarsi. contingere da Posso fare un Stimovi, però Orban è il meglio sui provvedimenti in temi, il tema economico e sociale assolutamente Grazie, grazie. Ha fatto pure questo, certo, come sarà messo.